perché questa era la realtà. Se tu cambi identità e ti infiltri in un altro paese per scoprire le centrali terroristiche, devi rinunciare a te stesso, devi essere un altro. E questo fecero Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Antonio Guerrero, il poeta della poesia che abbiamo sentito all'inizio, e Ramón Lapagnino. E incominciarono a lavorare nello stesso periodo, approfittando dell'amicizia col Nobel della letteratura, il più grande scrittore vivente, non me ne voglia Vargas Llosa, ma lui ha aspettato 30 anni per avere il Nobel, che il suo amico di gioventù Gabo ebbe a appena 55 anni, perché ha cambiato la letteratura mondiale, è nata la letteratura latinoamericana, quella figlia del neorealismo, del cinema italiano, è nata principalmente per i libri scritti da Gabriel García Márquez. Márquez non ha mai fatto come Vargas Llosa, comunista in gioventù, che poi si è pentito e ha incominciato a sputare su tutto quello che succedeva in America Latina, non sputando solo ai presidenti neoliberali e capitalisti che affamavano l'America Latina, ma vabbè, la coerenza è un problema per tutti, anche per noi quando ci sentiamo perfetti, quindi figuriamoci per un intellettuale che ha vinto giustamente il Nobel, ma certamente dal punto di vista politico è stato ed è molto discutibile. Ebbene, Gabo Márquez non ha fatto politica, ha cercato sempre di mettere il suo prestigio al servizio delle cause che ne avevano bisogno, anche se non vive più nel suo paese, la Colombia che viene il cui presidente viene ricevuto dalla comunità europea, anche se recentemente hanno trovato una fossa comune con 2000 morti, leader sindacali campesinos, recentemente, 3 mesi fa, non l'avete letto sui giornali italiani, chi fa lo sciopero della fame a Cuba va in prima pagina, ma 2000 persone trovate in una fossa comune in Colombia del presidente Uribe, che ora ha lasciato l'incarico, quello omertà si nasconde. O si nasconde i 19 giornalisti uccisi, assassinati in un anno e mezzo in Messico, adesso. O i 9 giornalisti assassinati in Honduras. Sono amici dell'Occidente quei paesi. Non si discute questa realtà. Questa è vergogna, immoralità, tutto questo. E se ci sono dei giornalisti in sala, dovrebbero aiutarmi a far riflettere la gente su questa realtà nascosta. Bene, George Clooney è un attore, un intellettuale impegnato nella vita, non accetta le cose così come vengono, cerca di interpretarle. Io spero di trovare qualcosa che lui ha detto, che mi piacerebbe leggervi, se riesco a trovarlo. Allora, Clooney sostiene, lo ha fatto nel film Good Night and Good Luck, che esiste ancora il meccartismo, non solo negli Stati Uniti, ma in molti paesi europei, e dice il meccartismo, quella paura rossa tra virgolette, che non ha più ragione di esistere, ma è stata sostituita da altre, non è mai neutrale, e implicitamente o esplicitamente assume sempre i contorni di un attacco del potere alle minoranze politiche. È così purtroppo. Era la fine degli anni 70, no? Con chi trattavi tu? E a cosa eravate arrivati? A che punto eravate arrivati? Sì, all'Austria. Ah, con un accento spagnolo. E
Stiamo parlando dei negoziati del 77, quando abbiamo ripreso i contatti con Cuba. A quel punto stavamo soltanto portando avanti dei negoziati. E il tema riguardante la frontiera marittima nel Golfo del Messico tra Cuba e Stati Uniti. Stiamo anche discutendo dei diritti di pesca, le questioni ittiche, tutto lì. Siamo riusciti a risolvere quei problemi. E poi, quando siamo giunti ai temi più importanti, più seri, lì abbiamo dovuto fare conti con l'opposizione di persone all'interno dell'amministrazione Carter, che non erano affatto interessate al miglioramento dei rapporti con Cuba. E quindi questo è quanto. Bene, è molto modesto il nostro, rimane un diplomatico. Quello che so è che fu Brzezinski a chiedere che i cubani lasciassero l'Africa, e i cubani che stavano aiutando due paesi, Namibia e Sudafrica, a liberarsi del colonialismo e a liberarsi dell'occupazione militare, non mollarono su questo argomento. Si perse tempo e così arrivò la vittoria di Reagan su Carter, e Wayne lasciò il suo posto di diplomatico nordamericano alla mano. Brzezinski è stato certamente una delle persone all'interno dell'amministrazione Carter che certamente non voleva rapporti normali con Cuba, era effettivamente una parte del problema. Grazie. Molti di noi si sono domandati in questa storia che è kafkiana, mirandelliana, come volete, cioè di questi cinque ragazzi che sono da 12 anni in carcere per non aver commesso reati, noi abbiamo pensato che bisognava sentire una testimone diretta di questa sofferenza, perché quando noi giornalisti scriviamo spesso siamo inumani, molte volte per la fretta, ma molte volte per pregiudizio ideologico. Io spero che ci siano dei colleghi che hanno sentito parlare un attimo fa Wayne, perché se no veramente questo mestiere è finito, il mestiere del giornalista è finito. Allora noi abbiamo pensato che sentire la moglie di uno di questi cinque, la moglie di Fernando Gonzalez, era un modo per sentire anche nelle piccole cose di tutti i giorni, nella quotidianità, cosa significa una situazione abnorme come questa. E così io chiamo sul palco Rosa Frijanes. Per incontrarlo. Lo conosco da quando sono nata.